Buongiorno, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è arrivato a Catanzaro con il capo della Polizia Giannini e il direttore della DIA Vallone per inaugurare il nuovo centro operativo della DIA in un'ex concessionaria confiscata al clan Mammoliti. Durante il Comitato per la Sicurezza in Prefettura il ministro ha sottoscritto un protocollo per i beni confiscati alla mafia. Per il procuratore Gratteri, però, la lista delle cose da fare è ancora lunga. Il servizio di Francesco Paravati. Un nuovo centro operativo della DIA Catanzaro ha sostituito un concessionario auto confiscato alla famiglia Mammoliti. Ora ci sono 40 uomini al lavoro, 10 ancora ne arriveranno. La lunga giornata del ministro degli interni Piantedosi comincia proprio dall'inaugurazione di questo luogo simbolo della lotta all'andrangheta, per proseguire poi con la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza con tutte le autorità, accompagnato dal capo della Polizia Lamberto Giannini e dal direttore della DIA Maurizio Vallone. Un segno importante per il territorio, un centro direzionale della DIA Catanzaro, arriveranno più uomini. Sicuramente un segno importantissimo di grande considerazione per la DIA e per Catanzaro, quindi eleviamo il livello insomma, di questo centro e lo facciamo accompagnato dall'inaugurazione della nuova sede. Ci sarà sicuramente un'implementazione degli organici, confidiamo molto sulla capacità di applicare sempre di più la professionalità della DIA in questi territori. C'è un problema sicurezza sui territori, un caporal maggiore pestato a morte a Roma, un poliziotto minacciato con un coltello a Catanzaro, tutto in una notte e anche un gabbizzato nella capitale. Sì, sono purtroppo fenomeni sui quali ci stiamo lavorando, le forze di polizia, nel caso del militare come a cui lei faceva riferimento, stanno lavorando per l'individuazione dei responsabili. Questo fa sì che insomma, ci impegna sempre di più a rafforzare le strutture di polizia. Ci stiamo lavorando anche in termini di rafforzamento sia degli organici e delle capacità operative. Anche nei piccoli centri come Catanzaro? Sicuramente, una sfida molto importante. Catanzaro non è un piccolo centro, è un capoluogo di regione, centro molto importante per noi, quindi dal punto di vista della sicurezza, quindi sicuramente sarà destinatario degli investimenti migliori. Un segnale importante per il territorio che ha bisogno anche di uomini oltre che di sedi, come avverte il procuratore Nicola Gratteri prima di parlare col ministro. È importante, sì, avere anche una sede decorosa, dignitosa. La sede c'è, servono più uomini, più forze. E ora stiamo andando in prefettura, io ho già il mio elenco della spesa per il ministro e il capo della polizia. Al termine del comitato la firma di un protocollo per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità, come nel caso del centro operativo della DIA inaugurato dal ministro.